Dopo il successo di Italia-Germania, l'ufficio Vivo Azzurro della FIGC ha rinnovato l'iniziativa Fan Match anche per la tappa siciliana della Nazionale di Ventura. A poche ore dalla sfida del Barbera, valida per le qualificazioni mondiali, si è disputata, sempre a Palermo, un altro Italia-Albania. Un'Italia-Albania senza posta in palio, all'insegna del fair play e del divertimento. In rappresentanza dei tifosi azzurri, questa volta alcuni membri del club Vivo Azzurro di Palermo e provincia, accomunati dal sogno di giocare per la prima volta con la maglia ufficiale dell'Italia. Partita molto dura, molto fisica, ma ci stiamo divertendo intanto. Ci possiamo ritenere soddisfatti di questa nazionale che abbiamo improvvisato in questo momento e devo dire che l'impegno non manca, la volontà non manca, la corsa c'è, la tecnica, abbiamo visto anche delle buone soluzioni tecniche, quindi ci possiamo ritenere assolutamente soddisfatti e speriamo in un secondo tempo migliore. Al termine dei 90 minuti è l'Italia a prevalere per 2-1. Al di là del risultato però, a vincere è il fair play, lo sport e quell'emozione indescrivibile per aver difeso, anche solo per una partita, i colori della propria nazionale. L'emozione di segnare il primo gol della nazionale dei tifosi. È un'emozione indescrivibile. Per un giorno mi sono sentito veramente un giocatore della nazionale, orgoglioso di vestire questa maglia. E spero che non sia l'ultima occasione, ma di ritrovarmi nuovamente con questi miei compagni a giocare una partita a questi livelli. Bella emozione, ha fatto molto piacere questa organizzazione della federazione, molto divertente, una bella cosa davvero.